Siamo all'Hunting Show, siamo alla seconda giornata, alla fine della seconda giornata, e siamo in compagnia di Roberto Massarotto, quindi siamo all'interno dello stand di Benelli. Ormai Roberto sta diventando una tradizione per noi incontrarci all'interno del tuo ufficio, qui all'interno dello stand. E lo sapete perché? Perché c'è stata talmente tanta gente all'interno dello stand della Benelli che questo signore sembrava la primula rossa, cioè non si riusciva mai a beccare, quindi l'unico modo per tirare un pochettino, diciamo, le fila del discorso era quello di beccarti a fine serata. Con te vorrei affrontare due o tre argomenti. Dei prodotti Benelli ne abbiamo ampiamente parlato con Paolo Guerini. Con te invece vorrei parlare del successo che sta cogliendo Benelli sul mercato. Il 2013 si è chiuso con un record per la casa di Urbino. Il 2014, vedendo anche l'impegno che l'azienda mette nel rinnovare continuamente la gamma, nel perfezionare, delle volte viene anche difficile dirlo, ma dei modelli già perfetti di prodotto, immagino che siate estremamente fiduciosi e affrontate come al solito il mercato con quello spirito che da sempre vi contraddistingue. Quindi anche magari qualche notizia dell'ultima edizione dello Show, e poi mi farebbe piacere sentire la tua opinione di questa rinnovata veste della fiera qui di Vicenza. Bene. Io sono chiaramente l'ospitante, sono gli ospiti, fammi aggiungere una piacevole tradizione, incontrarsi in questo ufficio durante delle manifestazioni di successo come quella che stiamo vivendo qui a Vicenza in questi giorni. Basta affacciarsi dal mio ufficio per guardare un pochino lo stand Benelli, ma anche quelli che sono poi gli stand dei colleghi, per vedere un'affluenza direi veramente, veramente importante. Partiamo un pochino dal concetto del mercato, che era un pochino la prima domanda. Il mercato per Benelli, e parlo a livello globale, è un mercato che si è chiuso nel 2013 con delle soddisfazioni incredibili. Abbiamo fatto un anno record, che è controtendenza, quella che è l'economia mondiale, fondamentalmente. Di questo ci lusinghiamo e, se mi consenti, abbiamo anche un pizzico quasi di vergogna nel raccontarlo. Guarda Roberto, io direi anche che dobbiamo dare dei dati, è bene ricordarli, perché noi siamo stati i vostri ospiti in quel di Pesaro ad un bellissimo convegno organizzato dalla tua azienda. Sono venuti fuori dei dati che la gente deve conoscere: il 92% di esportazione, cioè non esiste altro settore in Italia, neanche il settore moda, tanto per capirci, in cui il Made in Italy ha questo successo. Oltretutto un successo, dimmi se sbaglio, prevalentemente raggiunto in mercati altamente competitivi come il mercato nordamericano. Assolutamente ragione, anche per noi questi valori percentuali sono più o meno riscontrabili. Aggiungo un'esportazione d'eccellenza. Quindi non un'esplorazione di massa e quindi di quantità, ma fatto di un'eccellenza made in Italy. Ormai mi conoscete, io aggiungo un valore aggiunto, un'eccellenza made in Urbino per quanto concerne i prodotti che rappresento con Benelli. Sì, il mercato americano è chiaramente stato il mercato più effervescente, più dinamico, l'hanno appena concluso, sì. Abbiamo raggiunto dei traguardi di risultati incredibili, con delle soddisfazioni commerciali, soddisfazioni di relazione e consensi del pubblico, che poi spesso magari questi non vengono contemplati, non vengono conteggiati, perché sono comunque intangibili su un conteggio analitico, ma in realtà rappresentano veramente quello che è il termometro del parere, dell'opinione che il consumatore finale ha verso un prodotto e verso un brand. Sulla scia di questo successo, che ha coinvolto un pochino tutto il mondo con dei parametri diversi, ma il Nord America in particolare, il Canada ha avuto degli incrementi di vendite veramente significativi. Direi che ci accingiamo a vivere un anno sempre impegnativo come quello che stiamo vivendo, dove sicuramente ci impegneremo al massimo per raggiungere ulteriori traguardi. Beh, le novità anche di prodotto stanno a significare che non abbassate mai la guardia. No, ma appartiene un po' al nostro DNA. Sapete, ci sono due modi di approcciare un po' il mercato, non me ne voglia qualche azienda. Uno è quello di copiare in modo pedissequo quello che fanno i leader, con degli sforzi direi sicuramente inferiori. Uno è quello di approcciarlo proponendo innovazione, proponendo qualità, proponendo diversità e soprattutto proponendo al mercato dei prodotti che comunque riescono a donare al consumatore dei vantaggi tangibili. Ecco, questo approccio ci appartiene.
Proponiamo sempre comunque dei modelli estremamente curati, estremamente vincenti, perché comunque combinano questo tema di tecnologia, di innovazione che ci appartiene da sempre, combinato con un'assoluta affidabilità, funzionalità, con questo concetto di family feeling, quindi questo approccio molto familiare al prodotto, con un condimento finale non trascurabile che è quello dell'estetica. Ho detto tante volte, il prodotto Benelli, oltre a essere un prodotto altamente performante e altamente tecnologico, è un prodotto in cui il sapore, il gusto del bello, il valore edonistico è un must. Avere un Benelli non significa solo avere un prodotto di massima prestazione, ma avere anche un prodotto bello da mirare, bello da, da guardare. Ed è un elemento fortemente distintivo rispetto a quelli che sono i nostri concorrenti. Distintivo perché lo stile in casa Benelli è chiaramente un valore imprescindibile. Stile spesso poi che va di pari passo con quello che è un valore ergonomico, che è quello che determina l'immediato feeling con l'arma. La frase tipica è mi viene subito bene, me lo sento mio. Ecco, questo è dovuto un pochino anche a quella che è l'impostazione. A fronte di questo vanno fatti proprio degli studi, quindi non è una cosa lasciata al caso, degli studi economici che ci consentono di realizzare delle armi costruite un pochino su quella che è il cacciatore. Quindi non è il cacciatore che si deve adattare all'arma, ma è l'arma che in qualche maniera risulta facile all'utilizzo del cacciatore. Questa mattina nell'analizzare insieme a Paolo alcuni dei modelli che voi presentavate, ci è venuto fuori proprio l'analisi del largo e la limited edition, che va un po' a riassumere tutti questi tipi di concetti. È un'arma bella, è un'arma di eccellenza, è un'arma estremamente curata, ma quello che a me ha stupito in maniera molto particolare è quanto voi riportate anche nel vostro catalogo. Quando fate vedere che siete gli unici ad aver superato quel test lì, ma non solo averlo superato quel test, in fascia A ci siete voi, in fascia B leggo che non c'è nessun tipo di competitor e il competitor lo trovo solamente in fascia C. È veramente, no, over the top, c'era un film che andava negli anni 90 e penso che veramente è un po' questo lo stile con cui affrontate, cioè gli altri possono anche venire dopo, voi siete innovazione, siete tecnologia, siete gusto del bello. L'avevamo affrontato proprio in questo ufficio, mi sembra l'anno scorso, no, il discorso quando ti dissi, beh, dico, scegliete certi nomi un po' particolari, chiaramente legati al tessuto dell'area di Urbino, Raffaello, il gusto della bellezza. Forse veramente, no, c'è questo genius loci che si trasmette poi nel lavoro. Sì, sì. Allora, le limited edition, che siano rigate come largo e che hai menzionato, che siano comunque quelle sul liscio, che è la versione arabesca, sono un po' un condensato, no, di quanto tu hai appena espresso. Però volevo sottolineare veramente un concetto molto molto chiaro e molto sedimentato all'interno di Benelli. Benelli mette la stessa cura del dettaglio, la stessa passione, la stessa veramente precisione meccanica, e che quindi offre come conseguenza la massima affidabilità e funzionalità in tutta la sua gamma, sia essa il modello M2, che poi è un po' uno strumento di caccia, sia essa la limited edition, chiaramente con un valore estetico e di contenuti qualitativi, di ricchezze, di ornati, di incisioni che determina la diversità. Però l'anima è quella. Però l'anima è assolutamente quella. L'altro valore che è un must e quindi per noi diventa un pochino un concetto che abbiamo ben in mente è la sicurezza. La sicurezza che abbiamo evidenziato con quella comunicazione presa un pochino dalle casse energetiche, però riconoscibile un po' in tutto il mondo, soprattutto nella comunità europea, perché la sicurezza è trasversale nell'azienda. C'è la sicurezza del lavoratore, c'è la sicurezza chiaramente di quelli che sono i valori intrinseci dell'arma, perché si parla di armi da fuoco e come tale, oltre al buon senso di utilizzo, deve avere chiaramente livelli di sicurezza importanti. Noi lavoriamo in questo senso, lavoriamo con estrema precisione su questo, e quando progettiamo, comunque pensiamo a un prodotto nuovo, ecco, la sicurezza è sicuramente uno dei valori che teniamo in forte considerazione. È un dovere. Più avanti da sempre recita il vostro slogan, e quindi adesso andando avanti un po' nel tempo mi viene a chiederti, ci rivedremo di sicuro anche a DVA,
So che c'è qualcosina che bolle in pentola, immagino che non mi direi niente in questa intervista, per cui non so se ci sono delle piccole anticipazioni. Presenterete qualcosa di nuovo anche sul mercato di Norimberga? Ma guarda, noi l'anno scorso abbiamo fatto un lancio molto importante. Sì, mi ricordo, se lo ricordano tutti gli appassionati della carta stampata, perché siete riusciti a stupirci. Boh, ecco, e questo chiaramente è a fronte di un impegno di risorse che ha impegnato l'azienda per un certo periodo di tempo. Come tutti gli anni l'azienda guarda alla novità, è uno dei principi, no? Quello dell'allargamento di gamma, teso a soddisfare tutti i desideri, teso a soddisfare tutte le nicchie di mercato, perché comunque, ripeto, come azienda leader abbiamo il dovere di offrire chiaramente un prodotto per tutte le necessità e tutti i desideri. A Norimberga qualcosa vedremo, quindi in anticipazione soltanto qualcosa vedremo, quindi non vi anticipo nulla, con una prospettiva anche futuribile, quindi non solo il 2014, di progetti direi interessanti. Noi cerchiamo di stupire, cerchiamo di meravigliare, perché secondo noi la meraviglia è un pochino lo stimolo che muove il desiderio di un cacciatore e del nostro cliente. La gente ti aspetta, da Benelli aspetta sempre qualcosa di più. Il nostro concetto è che per fare qualcosa di nuovo non bisogna cambiare la virgola o un nome di un fucile, bisogna inserire sostanza, innovazione, e con questo criterio stiamo lavorando e sempre lavoreremo. Mi ha stupito quando siamo venuti a visitarvi in azienda, una cosa che mi è rimasta impressa: a un certo punto c'era il poster della gamma dei prodotti della vostra azienda, e veramente ne avete per tutti i gusti e per tutte le esigenze dei cacciatori. Vediamo che cosa ci presentate a Norimberga. Intanto io ti ringrazio per la tua disponibilità al solito, e l'appuntamento è per Norimberga a questo punto. Come grazie al solito, Roberto. Sono io che ringrazio voi chiaramente dell'opportunità che ci offrite per farci conoscere, per chiacchierare con il nostro pubblico. E oltre chiaramente il piacere personale di incontrarvi per la splendida collaborazione che è nata qualche anno fa e che mi auguro possa proseguire nel futuro. È un ringraziamento veramente reciproco anche da parte nostra. Grazie di nuovo. Grazie a voi.